Giuseppina Mucilli ha superato due guerre mondiali, è sopravvissuta alla spagnola e a 107 anni attendeva la vaccinazione contro il Covid per superare anche questa pandemia, se vogliamo una sorta di terza guerra mondiale. La richiesta di vaccinazione domiciliare è stata inoltrata a inizio febbraio. Purtroppo però, a causa dell'eccesso di richieste e della mancanza di materia prima, la signora Giuseppina non aveva ancora ricevuto la prima dose. I vertici dell'arma dei carabinieri si sono allora attivati e questa mattina una equipe dall'auditorium ha raggiunto l'abitazione della nonnina nella vicinissima via Iorio. La famiglia della signora Mucilli ha accolto con commozione gli uomini in divisa. Dopo l'anamnesi di rito, il medico ha inoculato una dose di Moderna, poi 15 minuti di attesa per eventuali controindicazioni e l'abbraccio finale liberatorio tra tutti i familiari. Una giornata storica sia per l'arma dei carabinieri, sia per la famiglia del Cioppo Mucilli. Veramente stiamo trattenendo le lacrime perché una cosa del genere da parte dell'Arma dei Carabinieri che ha preso a cuore tanto il problema che nonna ha ci ha veramente commosso e poi la rapidità in cui sono intervenuti ci ha veramente commosso. Spero e li ringrazio tantissimo al profondo del cuore, veramente, specialmente oggi in una giornata così importante sia per nonna che per tutta l'Italia. Se Dio vuole, con tutti i dovuti scongiuri, Allora io ti aiuto. speriamo che nonna la possiate rivedere un'altra volta in televisione con la seconda dose già fatta e con una bella torta di cantellini davanti. Ok.